Ho intervistato per voi l'autore di Narnia e Narni, un libro che uscì già nel 2000 ma che adesso sta riscuotendo moltissimo successo dopo le cronache di Narnia di Lewis. La nostra Carmen Yelp ha intervistato l'ingegner Giuseppe Fortunati, che adesso ascolteremo. Tra l'altro c'è uno scoop davvero, perché in queste da pochissime ore a Los Angeles è stato proprio così assicurato che ci sarà un seguito alle cronache di Narnia, forse anche più di uno, ma l'ingegner Fortunati sa anche il titolo. Ascoltiamo. L'ingegner Giuseppe Fortunati ha scritto un libro molto interessante che si intitola Narnia e Narni. Ci racconta di cosa si parla? Sì, è un libro che appunto mette il connubio tra la grande favola della Disney e la città di Narni da sempre in Umbria. La favola della Disney, che ha ottenuto un enorme successo di pubblico durante queste feste di Natale al cinema, verrà presto, è un annuncio questo di qualche ora fa, verrà presto bissata da un altro capitolo della storia delle cronache di Narnia. Sì, infatti è stato appena annunciato che verrà fatto il secondo episodio, dopo Il leone, la strega e l'armadio, verrà realizzato il film intitolato Il principe Caspian. E i legami che legano appunto le cronache di Narnia alla città di Narni, i legami reali quali sono? Sono tantissimi, prima di tutto il nome. Narnia è da sempre, dal 299 a.C., il nome della città di Narni, il nome latino che appunto è stato citato più volte da Tacito, Plinio il Vecchio, Plinio il Giovane, e che Lewis sicuramente conosceva essendo un professore di Oxford e Cambridge. Il leone, che è nel primo capitolo delle cronache già uscito al cinema, è lo stesso leone che ha alle sue spalle. È vero che è stato trovato un esemplare molto simile a Narni, appunto? Sì, infatti noi abbiamo un bellissimo leone anche a Narni presso il Palazzo Comunale, che appunto rappresenta un leone buono. Come è buono è Aslan, il leone di tutta la serie delle cronache di Narnia. Un leone naturalmente in pietra. Esattamente, che invitiamo tutti a venire a visitare a Narni. E gli ultimi istanti invece adesso della vita di Federico II, trasformata per incanto in un vero e proprio musical. Non è una fantasia, ma è l'ennesimo successo che porta la firma del Teatro Lyric di Assisi. Guardiamo.